senso del giubileo, del pellegrinaggio. Il tema della solitudine in un'epoca in cui l'uomo tende a chiudersi sempre più, diventando sempre più sfiduciato, diffidente e votato ad una cultura del sospetto e non del rispetto. Verterà su questo il quinto discorso alla grande città dell'Agro di Monsignor Giuseppe Giudice, vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno. Il prelato segnalerà alcune derive di queste solitudini, dando spazio alla questione ambientale, all'aumento dei tumori nell'agro nocerino sarnese, sul consumo di sigarette, sul gioco d'azzardo, sulla crisi del commercio al dettaglio e tanto altro ancora. Il tutto basato simbolicamente sulla vicenda di Davide e Golia. Come può sopravvivere oggi Davide ad un gigante mediatico, culturale ed economico? Ecco quindi il simbolo del discorso, i 5 ciottoli che Davide ripone nella bisaccia per sconfiggere il gigante Golia, che rappresentano i 5 verbi emersi dal quinto convegno ecclesiale di Firenze dello scorso novembre. Monsignor Giudice tenterà di scuotere gli animi della città dell'Agro, il territorio diocesano che conta 13 comuni visti come una sola entità. Nel 2012 il vescovo invitò l'Agro a riprendersi l'anima e nel 2013 chiese alle istituzioni di accostarsi ai giovani, non per condannarli o criticarli, ma per ascoltarli ed accompagnarli. Nel 2014 trattò il tema della comunicazione, a volte poco rispettosa dell'altro, mentre lo scorso anno invitò a guardare a Lecce Homo, icona nella quale trovare la cifra per orientare e reggere i percorsi dell'umano. Il discorso di quest'anno, inserito nell'anno della misericordia, assume un valore ancora più rilevante. In questa occasione sarà celebrato il giubileo degli amministratori delle forze dell'ordine. L'iniziativa apre anche il novenario in onore del patrono della diocesi della città di Nocera Inferiore.